In questa penultimo incontro che noi abbiamo, dopo aver visto qualche vicissitudine della Chiesa nascente, siamo arrivati al punto in cui Erode Agrippa I, figlio di Erode il Grande, quello che noi conosciamo, perseguita la Chiesa ellenistico-cristiana, quella dei sette. Questa Chiesa, molto dinamica, non si lascia scoraggiare, e ricordando quello che Gesù aveva detto, si vi perseguite in una città, andate in un'altra, loro prendono e si dirigono verso nord. In questo cammino verso il nord, questi discepoli di Gesù battezzano i samaritani, ma essendo solo, fra virgolette, diaconi, non possono cresimare. E allora saranno Pietro e Giovanni che seguiranno le orme di questi ellenistico-cristiani, e imporranno le mani, cresimeranno queste comunità della Samaria. Questi nostri amici ellenistico-cristiani arrivano ad Antiochia e lì fondano una delle comunità più dinamiche del primo secolo, molto più dinamica della comunità di Gerusalemme, molto più ben organizzata. Diciamocela sottovoce in punta di piedi, molto più intelligente, perché sono gente aperta a tutte le culture, sono capaci di dialogare con chiunque, affrontano tutti i problemi senza nascondersi dietro un dito, quel coraggio occorrerebbe alla Chiesa di oggi, e da lì noi abbiamo la prima partenza dei grandi viaggi missionari. Se volessimo dire in sintesi, noi europei siamo figli di Antiochia, non di Gerusalemme. Il Friuli è figlio di Alessandria d'Egitto, ma l'Europa in genere e dunque figlia di Antiochia. Uno di questi signori, il diacono Filippo, lo troviamo in questo episodio. Con chi si incontra? Mica con un ebreo, etiope addirittura. Naturalmente il testo ce lo presenta come eunuco, e quando noi pensiamo all'eunuco, pensiamo a una certa operazione chirurgica. Non è così. Non è così. Ricordiamoci che nel mondo biblico gli eunuchi sono una classe sociale che invece di mettere prima Dio, poi la moglie, poi i figli, poi il re, dicono prima il re, poi Dio, poi la moglie, poi i figli. Cioè l'eunuco sarebbe quell'uomo che ha votato totalmente se stesso al servizio del sovrano. Quindi qualche volta avevano l'operazione, ma altre volte non ce l'avevano sta operazione. Questo qui di che stirpe è, che ne sappiamo? Non abbiamo notizie, ma non dobbiamo mai equivocare. Perciò ogni volta che troviamo questa parola dobbiamo sempre essere molto attenti. Gesù affronterà il tema dell'eunuco e dirà che ci sono alcuni che sono stati fatti dalla natura, altri dice che sono stati fatti dagli uomini e altri che scelgono volontariamente, quindi senza operazioni, questa strada per il regno dei cieli e non a tutti è dato di capire. Amen.
Noi dunque troviamo uno di questi personaggi. C'è il nostro amico Filippo che sta dirigendosi verso una città particolare, Azoto, e c'è l'eunuco della regina Candace che sta andando sulla strada, su un carro da viaggio. C'è l'incontro di queste due persone. Noi oggi analizzeremo questo testo per due motivi. Primo, per mostrarvi un metodo di analisi a cui noi non siamo molto abituati, o siamo abituati solo per la prima parte, mentre questo metodo ne ha tre, ma soprattutto per capire qual era la tecnica, fra virgolette, catechistica della Chiesa primitiva. Questo forse è un ottimo esempio per capire quali erano le dinamiche quando la Chiesa primitiva doveva fare catechismo. Siamo alla linea 26. Essi poi, dopo aver testimoniato e annunziato la parola di Dio, ritornavano a Gerusalemme ed evangelizzavano molti villaggi della Samaria. Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino, quando ecco un etiope, un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto per il culto a Gerusalemme, se ne ritornava seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta Isaia. Disse allora lo spirito a Filippo: va avanti, raggiungi quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quello rispose: e come lo potrei se nessuno mi istruisce? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, ma la sua posterità chi potrà mai descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita? E rivoltosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della scrittura, gli annunciò la buona novella di Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero a un luogo dove c'era acqua, e l'eunuco disse: ecco qui, c'è acqua. Che cosa mi impedisce di essere battezzato? Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando furono usciti dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco non lo vide più, e proseguì pieno di gioia il suo cammino. Quando Filippo si trovò ad Azoto, proseguendo, predicava il Vangelo a tutte le città, finché giunse a Cesarea. Questa volta vi ho stampato due fogli, e non recto verso, proprio perché possiate tenere i due fogli in parallelo. Allora, proviamo a fare un'analisi che voi già in parte conoscete. Alla linea 26 voi trovate la parola Gerusalemme, vero? Mentre alla linea 50 trovate la parola Cesarea. Ok? Sembra niente, ma se noi conoscessimo un pizzichino di geografia politica della Palestina del primo secolo, diremmo: toh, guarda, all'inizio ci troviamo con la capitale religiosa e alla fine ci troviamo con la capitale politico-amministrativa.
A Cesarea c'era la sede del governo della Palestina, non a Gerusalemme. Già questo ci mette un pochettino sul chi va là. Allora noi possiamo dire che questo testo è incluso dal nome delle due capitali, quella della fede e quella amministrativo-politica. Ma poi c'è molto di più. Andiamo al foglio numero 2. Sempre tenendo in parallelo il testo, perché a noi non interessano questi alberi di Natale che troviamo al foglio numero 2. A noi interessa capire il testo. Alla linea 27 voi vedete che c'è il verbo evangelizzare. E poi c'è il complemento oggetto che è fatto dall'aggettivo indefinito molti e da un nome villaggi che indica una pluralità di agglomerati urbani. Fate un salto alla linea 49. Alla linea 49 voi avete predicava il Vangelo. Avete l'aggettivo indefinito, tutte, e avete l'agglomerato urbano, pluralità dell'agglomerato urbano, le città. Per cui possiamo benissimo schierare a battaglia questi nomi alla linea 57 Gerusalemme, alla linea 58 evangelizzavano, alla linea 59 molti villaggi. Così pure alla linea 79 Cesarea, alla linea 78 predicava il Vangelo, linea 77 tutta la città. Sempre tornando al testo. Noi notiamo che alla linea 28 compare il primo protagonista umano dell'episodio, Filippo. Ma notiamo anche che la parola Filippo, alla linea 49, è l'ultimo personaggio degli avvenimenti che scompare dalla scena. Poi noi troviamo l'elemento strada, alla linea 28. Mentre invece alla linea 48 troviamo l'elemento cammino. Proseguì pieno di gioia la sua strada, o il suo cammino, è la stessa cosa. Ci siete? Bene. Tornando sopra, alla linea 29, voi trovate il secondo personaggio, per la prima volta, che è l'eunuco. Ma se voi andate alla linea 48, è il penultimo personaggio che esce di scena. E subito dopo la linea 48 l'eunuco non c'è più. Tornate di sopra. Alla linea 32 compare il terzo personaggio importante, che è lo Spirito Santo. Ma se notate, alla linea 47 esce di scena lo Spirito Santo. Dopo la linea 47 non viene più nominato. Ora, se voi notate, dalla linea 57 alla linea 63 e dalla linea 73 alla linea 79, voi avete una struttura concentrica perfetta. Anche se a una prima lettura ci sembrava che il racconto fosse solo e unicamente un racconto puramente narrativo. Invece no, è un racconto che è stato studiato nei suoi minimi particolari. Chi l'ha scritto deve aver impiegato parecchio tempo per costruirlo così, in modo che sia speculare perfetto. Adesso proviamo a vedere qual è l'elemento centrale
di questo testo. L'elemento centrale è un elemento che ci farà un pochettino lavorare. Dunque, tutto quanto parte dalla linea 33. Tutto quanto parte dalla domanda: capisci quello che stai leggendo? Quello è lo scossone che muove tutto ciò che adesso analizzeremo. E ciò che adesso analizzeremo si trova scandito su tre piani. La prima cosa che colpisce è questa. La domanda che pone il nostro amico. Dice di chi sta parlando? Di se stesso o di qualcun altro? Ed è interessante questa duplice domanda perché ha come specchio, al versetto 35, linea 43, questa stranissima duplice azione di Filippo. Io non so se mentre io leggevo voi avete potuto prestare attenzione, ma è stranissima questa costruzione. Filippo prendendo a parlare e partendo da quel passo. Noi in italiano diremmo: Filippo, partendo da quel passo, gli annunciò la buona novella. Ma quel prendendo a parlare, vi rendete conto che è un po' fuori tono? Perché l'autore ha voluto mettere due azioni? Perché facciano da specchio alle due domande. Due domande pone l'eunuco, due azioni sono fatte da Filippo. Ora, tenete presente che quelle due azioni di Filippo, che rispondono alle due domande dell'eunuco, che cosa portano? All'annuncio della buona novella. Linea 44. Questo è il cuore della parte centrale. Che cosa è avvenuto poco prima? Alla domanda: capisci quello che stai leggendo? L'eunuco risponde: come lo potrei se nessuno mi istruisce? Siamo alla linea 65. Naturalmente il passo della scrittura viene presentato, quello che stava leggendo. Se voi notate, alla linea 68 abbiamo quella sequenza fondamentale che spiega la scrittura e porta all'annuncio della novella, della buona novella del Vangelo di Gesù. La terza fase di questa parte centrale incomincia al versetto 36, cioè alla linea 44, dove l'eunuco dice: che cosa mi impedisce di essere battezzato? Fece fermare il carro, c'è l'acqua e lo battezzò. Linea 71. Che cosa possiamo notare di fondo? Che questa parte centrale, a livello strutturale, è composto da quattro elementi messi in parallelo. Ci sono tre azioni. L'istruzione sul brano della scrittura, secondo piano parla di se stesso, di un altro, e arriva a parlare poi del Vangelo di Gesù, e c'è l'ultimo piano dove voi avete il sacramento. Tutti e tre questi piani, se notate, sono fatti da quattro elementi. Alla linea 65, come potrei, linea 68, quale persona, linea 71, chi mi impedisce. Secondo elemento, alla linea 65,
c'è l'istruzione, alla linea 68 c'è la duplice domanda, alla linea 71 c'è l'azione del far fermare il carro. Linea 65 c'è la presentazione del brano biblico, alla linea 68, 67 e 69 avete la spiegazione di quel brano biblico, mentre invece alla linea 71 il terzo elemento è rappresentato dalla materia del battesimo, l'acqua. L'ultimo elemento, la lettura di un brano non capito, l'annuncio della buona novella, il battesimo. Ci siete? Ciò che noi abbiamo fatto adesso, e ci fermiamo un momento a spiegare non tanto la tecnica, perché mi pare sia evidente, non sono cose trascendentali, ma ciò che noi abbiamo fatto adesso si chiama analisi della struttura di superficie, quello cioè che chiunque può fare con un po' di pazienza. Quello che a noi interessa invece evidenziare, perché non siamo qui per diventare biblisti, altrimenti avremmo dovuto cominciare a studiare prima le lingue per leggere il testo originale e poi si imparano i metodi. Non siamo qui per questo, non ce ne può interessare di meno. Quello che noi interessa è il contenuto. E allora provate ad analizzare il contenuto. Alla linea 65 noi troviamo la Sacra Scrittura come punto di partenza di qualunque catechesi. Una Sacra Scrittura che può essere anche non capita. Nel secondo stadio, rappresentato dalla linea 68 e le due linee gemelle, quella immediatamente prima e quella immediatamente dopo, noi troviamo il lavoro che stiamo facendo qui, cioè la spiegazione. Il testo va spiegato. Non può esistere un testo sacro senza spiegazione. Non solo per noi oggi che siamo distanti 2000 anni di storia e 4 ore di aereo dalla Palestina, ma pensate anche per loro allora. L'eunuco non capiva. Questo fenomeno della spiegazione della scrittura non è un fatto che capita solo all'eunuco della regina Candace. Noi diciamo, vabbè, è un etiope, non è un ebreo, quindi poveraccio, mica poteva sapere. Non è esattamente così. Se voi avete la Bibbia, lasciate un momentino da parte questi fogli e prendete il libro di Neemia al capitolo 8. Noi leggeremo solo i primi 12 versetti, perché questo è il testo che ci interessa. Che epoca siamo? Siamo al fine del VI secolo, immediatamente dopo l'esilio. Gli ebrei non capiscono più l'ebraico. Parlano benissimo l'aramaico imperiale, storpiato come ogni lingua che viene imparata da uno straniero, tanto che viene chiamato l'aramaico palestinese. Sarà l'aramaico che poi parlerà Gesù. Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle acque. Immaginatevi, non è vero, ma immaginatevi Gerusalemme come un quadrato. Voi guardate questo quadrato. Nella parte bassa, quindi sulla vostra destra, avete la spianata del Tempio.
Subito dopo la spianata c'è una specie di tumore e una montagna, un pezzo di montagna che poi si chiude, chiamato Ofel. Lì c'è la porta delle acque. E quindi questa piazza è proprio a ridosso del Tempio. E disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè. Chi è che disse? Lo sapremo dopo, è Neemia. Che il Signore aveva dato ad Israele il primo giorno del settimo mese è il mese di Tizri, settembre-ottobre. Il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere, quindi anche i ragazzotti e le fringuelle, non solo gli adulti. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno. Non vi rendete conto? Altro che le prediche. Sei ore. Ma quello che ci stupirà è che erano in piedi. Dunque, lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, allo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini e delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno, è il primo pulpito della storia, questo qui, che avevano costruito per l'occorrenza, e accanto a lui stavano a destra Mattitia, Semanania, eccetera, tutti questi signori. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose Amen, Amen, alzando le mani. Adesso capite perché il prete, quando prega durante la messa, ha le mani aperte, è un'antica usanza ebraica. Si inginocchiarono, si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. Giosuè, Bani e tutta questa compagnia e i Leviti spiegavano la legge al popolo e il popolo stava in piedi, spiegavano la legge. Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso. E così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote, scriba, i Leviti, che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non fate lutto e non piangete. Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Facevano l'esame di coscienza e si trovavano proprio con un casino di peccati addosso. E piangevano perché, secondo il criterio della Torah, a causa dell'alleanza infranta, più peccati, più castighi. Quindi stavano piangendo mica per la compunzione, ma per la FIFA. Per Bacco. Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro, tenete presente che erano appena ritornati dall'esilio, quindi sapevano che cos'è il castigo di Dio. Poi Neemia disse loro, andate, mangiate carni grasse, bevete vini dolci, mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I Leviti calmavano tutto il popolo dicendo, tacete, perché questo giorno è santo, non vi rattristate. Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni, a esultare, e adesso bisogna che stiamo attenti, e a esultare con grande gioia perché? Perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate.